E ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi siamo qui e siamo tornati con Titanic, la nave, la leggenda numero 52. Andiamo a vedere insieme questo nuovo numero e cosa abbiamo ricevuto in questo numero, cosa dobbiamo andare a costruire. Andiamo ad aprire questo fascicolo. Andiamo a togliere tutta la plastica. Andiamo a togliere il cartone e andiamo a vedere come sempre per primo il fascicolo. Ecco qua, Titanic, la nave, la leggenda numero 52 della Hachette. Nel prossimo numero avremo la scheda LED, tubazione a fumaiolo 3, aeratori e base del terzo fumaiolo. Quindi inizieremo a fare il terzo fumaiolo, secondo me, con questi nuovi numeri: Charlotte e Marjorie Collier, destini incrociati. Qui una fotografia di loro. La chiesa di St. Mary's a Bishopstoke. Varie informazioni da leggere, le immagini di un'assurda tragedia. Guardate, 900, bello questo disegno. E qui iniziamo a vedere altre due lance e un cutter. Andiamo a costruire altre due scialuppe. Qui andiamo a mettere anche la striscia LED. Ah, è il 52, ragazzi. Finisce subito con altri dettagli. Beh, questo sarà un montaggio veloce e facile. Andiamo a mettere da questa parte il fascicolo come facciamo sempre. Ecco qua. Andiamo ad aprire il nostro cartone, eccolo qua, e andiamo ad aprire anche queste altre due buste. Qui vediamo un altro filo LED, un altro filo e la nuova striscia LED che dovremo andare a montare. Andiamo ad aprire queste due buste e qui vediamo già altre scialuppe di salvataggio. Qui non abbiamo nient'altro in questa busta. Ovviamente prima che la buttiamo andiamo a controllare se ci sono dei pezzi oppure no. Perfetto, e qui abbiamo tutto il materiale di quello che ci serve in questo numero. Perfettissimo. Adesso iniziamo subito a montare le prime scialuppe.
Prendete un'imbarcazione 52C che rappresenta la lancia 7. Dobbiamo andare a posizionare solamente il telo senza utilizzare la colla. Come ci dice, andiamo a posizionare il telo, questo ovviamente con i fori. Ecco qua. E andiamo a prendere questi dettagli qui. Che per ora ce li fanno solamente appoggiare senza andare a montare il tutto. Ecco qua, la prima l'abbiamo fatta. Andiamo a fare la seconda, ce la fanno montare senza coperchio, senza telo, e ci fanno andare a mettere questi due qui. Guardate, questi un po' piegati, ci fanno andare a posizionare con un po' di colla. Questi ce li fanno mettere. E una, oppla, ed ecco qua quella più piccola montata. Ovviamente, ragazzi, questa ci fanno mettere un po' di colla. E poi abbiamo qui questa qui. La terza senza cutter.